Bentornati, seconda parte di Qua la Zampa. Io sono tornato con Francesco Fabbri perché ci hai parlato addirittura, Francesco, di 30 progetti per la tua associazione, un lavoro enorme sul territorio. Ma come nasce la tua passione e soprattutto come nasce e si sviluppa la tua associazione? Allora, la passione, io sono un po' sui generis, nel senso che nasco da una famiglia che non mi ha mai permesso di avere un cane, tendenzialmente sono cresciuto anche con la paura dei cani, quindi ho un'esperienza un po' particolare. Fino a quando poi ho incontrato il mio primo cane, era stato un dog di Bordeaux, un Zar, tempo fa, e poi ho iniziato un percorso di conoscenza, quindi non ho né adottato un cane né l'ho comprato, ho iniziato a studiare, ho avuto la fortuna e l'opportunità di partecipare al master di istruzione cinofila all'Università di Pisa. E a conclusione del percorso di studi mi sono sentito pronto per iniziare un percorso di vita con un cane. Questo cosa ha portato? Ha portato, come ho detto prima, a scoprire molto di quello che siamo. Un cane tira fuori un po' la parte emotiva, una parte di quello che forse lo capisce solo chi ha un cane, dico sempre, la parte più vecchia di noi, la parte più di pancia. E iniziando, appunto, sono stato preso per la giacchetta e portato dentro all'interno di progetti di quella che viene conosciuta più probabilmente per pet therapy. La pet therapy, sì. Iniziando, questo quanti anni fa succedeva? È successo più di 10 anni fa. Ovviamente, buon percorso a questo punto. Sì, sì, un buon percorso. Io dico sempre, si cresce solo sbagliando. E quindi iniziando a fare, sentire il bisogno e la necessità di integrare quello che siamo, perché poi la professione è proprio questo, cioè fare. Facendo questo abbiamo iniziato poi a fare progetti sempre più grandi, sempre più ambiziosi. Ovviamente l'associazione è iniziata piccola, poi è adesso una struttura molto importante, diciamo anche troppo, e facciamo molta fatica a portarla avanti, però lo facciamo con passione. Tra l'altro, ieri per esempio ho ricevuto una telefonata da una dottoressa dell'ospedale di Volterra perché voleva fare un progetto sulla riabilitazione. Di cose da fare ce n'è tante, ne facciamo tante e inizieremo con progetti. Abbiamo ricevuto un premio importante sabato dall'associazione Una Goccia Onlus per fare un progetto con 5 classi nel comune di Santa Maria a Monte. Poi siamo anche, e questo ci fa molto, molto onore all'associazione, facciamo molta formazione, quindi percorsi formativi per chi vuole diventare educatore cinofilo o operatore di pet therapy. Quindi riusciamo ad avere anche un bacino di persone che poi riusciamo a reinserire all'interno dei progetti della nostra struttura. Complimenti, complimenti. Dopo vengo anche per giocare un po' con Valentino, che è veramente bellissimo. Invece con un altro cagnolone vedo la nostra Maddalena. Maddalena? Sì, Matteo, sono con Elisa Bagnai e qui parliamo di adozione, perché qui c'è un meraviglioso meticcio che si chiama Sam. Sam ha 3 anni, è qui in canile con noi da 2 anni circa. E noi abbiamo 137 cani attualmente al canile e tutti avrebbero bisogno di un'adozione. Sam in particolar modo, perché così come lo vedete, Sam è tranquillo, è un cane che sa andare benissimo al guinzaglio, è adatto a tutti i tipi di famiglia, anche con bambini. E non ha problemi neanche con i gatti, infatti ecco, qui c'è, vabbè, i gatti hanno paura, sì, Vittorio non ha problemi neanche con i gatti, è un cane che veramente avrebbe bisogno di un'adozione. Sam era stato preadottato, però purtroppo la famiglia ha avuto problemi familiari e la preadozione è decaduta, quindi lui ha avuto anche una possibilità che purtroppo è sfumata. Ma poi ha 2 occhi dolci, vero Sam? Sì, lui è buono. Facciamoli vedere. È leggermente impaurito dalla telecamera, però è che è un cane che non dà nessun tipo di problema. A differenza dei gatti. Dei gatti, sì. È una taglia media, quindi anche non impegnativo come cane. Andrebbe un po' lavato, perché giustamente qui al canile si divertono a sporcarsi dentro il piazzale, però ecco, è un cane che non veramente noi lo consigliamo, lo proponiamo a chiunque venga qua, perché ha bisogno di una famiglia. E sicuramente tra gli aretini c'è una famiglia che è disposta ad adottare un cane così dolce di soli 3 anni, magari
buono anche con i bambini, affettuosissimo e insomma ben addestrato a stare con la famiglia. Guardate quanto è dolce, cioè, è incredibile. Matteo, ci vediamo tra pochissimo perché poi vi farò vedere un altro animale da adottare, un gattino meraviglioso che ha avuto le sue difficoltà, ma è stupendo. A tra poco. A fra poco. Anch'io sono col gatto che ovviamente non si è più spostato, è rimasto dove voleva lui. E sì, quando si dice che i gatti comandano è la verità. Vabbè, ha democraticamente deciso che noi stiamo qua oggi perché così ha deciso Cagliostro. E vi ripeto, ha solo 6 mesi, ma il caratterino già c'è. Ma questo gattino da dove viene? Allora, questo gattino ha una storia davvero rocambolesca, perché io l'ho letteralmente trovato in mezzo a una strada un giorno di pioggia, sembra un po' l'inizio di Kismilicia, sì, esatto. Ma era così. Stavo andando con il mio ragazzo, mio compagno, a fare una gita fuori porta. A un certo punto abbiamo sbagliato strada, abbiamo accostato e in mezzo alla pioggia abbiamo visto un batuffolino nero che piangeva, miagolava. Io sono scesa perché ovviamente, come si sarà capito, sono un po' pazza per gli animali e lui mi è letteralmente saltato in braccio e da lì non si è più mosso, perché ancora vedete quanto è affettuoso. Chi dice che i gatti non sono affettuosi? Insomma. Rapporti con gli altri animali? Allora, lui è veramente un amicone con tutti. Vi ricordate i Carlini che avevo portato all'altra trasmissione? Ecco, lui dorme con loro, anche lui ogni tanto li abbraccia, insomma, sono i suoi cani, io dico sempre, perché comunque lui un po' li comanda, quindi però come vedi, cioè, è affettuosissimo. Molto, molto, posso confermare. Ciao Cagliostro, a dopo. Dottor Martini, parlavamo di percorso di recupero per i cani, non è sempre semplice, è una cosa abbastanza complicata. Sì, noi al canile cerchiamo appunto di recuperare il maggior numero di cani possibile, perché il primo obiettivo di un canile è fare adottare cani, perché per quanto possano avere le cure, le attenzioni dei volontari e dei dipendenti che ci lavorano, però non è mai come un cane che sta in un appartamento con un rapporto costante con i propri familiari. Quindi cerchiamo di, negli animali che arrivano con problematiche, di risolverle per quanto possibile, e in questo appunto abbiamo voluto fortemente questo campo che ci permettesse di fare delle attività sia per dare una variabilità alla giornata degli animali. Vengono portati lì anche animali anziani, non con finalità di recupero, ma con solamente la volontà di farli un po' sgambare, farli stare un po' nell'erba che per esempio dentro il canile manca. E poi li usiamo anche per fare attività di recupero, sono stati montati questi attrezzi, al canile ci sono, cioè in particolare un educatore che lavora costantemente con questi animali, quindi sicuramente questa è una delle attività principali del canile. Sicuramente molto importante, grazie dottore. Massimo Campini, il percorso che avete fatto con Casper è sicuramente lodevole e importante, ma come ci si rapporta con un animale che ha sofferto e che deve cercare di superare questo, il suo passato difficile? Allora, innanzitutto bisogna avere un approccio positivo sul cane. Il cane deve ricominciare a prendere fiducia sulle persone. All'inizio si inizia con una persona, poi si generalizza con altre. E ci vuole del tempo, tanta pazienza e non bisogna avere fretta. Bisogna, i tempi li decide il cane, quando è il momento di avere un approccio, di chiedere un pochino più al cane. All'inizio il cane deve fidare di chi gestisce il cane. E questa è una cosa abbastanza complicata e meticolosa da fare durante il percorso di recupero con il cane. Anche l'approccio, insegnare anche la gente l'approccio che ha, che deve avere sul cane, soprattutto con cani che hanno avuto grossi problemi. Piano piano il cane si fida e si relaziona con la persona che prima era la cosa più svantaggiosa possibile. Chiaro, quindi Francesca, volevi aggiungere qualcosa? Allora no, io volevo dire... Tanto questi sono i filmati che ci ha mandato Francesca. Questa è la nonna di Sara che ha 102 anni, lo possiamo dire, ed è fantastica.
Sei molto affezionata a Casperino, lo chiede sempre di lui, lo vuole a casa perché gli dà biscotti e quindi insomma fa bene, Casperino gli fa bene alla nonna. Ora io volevo aggiungere che... Sono sempre il migliore antidepressivo, giusto? Esatto, gli animali? Volevo dire che noi abbiamo affrontato un percorso lungo e ancora diciamo questo percorso non è terminato e continuerà, ma ci vuole tanta pazienza e noi sappiamo che ce la possiamo fare, lui ci ripaga con piccoli passi avanti, ma quando quel momento arriva sono soddisfazioni grandissime. Poi basta guardarlo che è veramente... È anche molto carino. È molto carino, sì, ha sofferto tanto in passato e purtroppo ancora a volte fa fatica a fidarsi e quindi purtroppo è un cane, quindi lo dimostra certo, con un po'. Certo, assolutamente. Ma ce la faremo. Allora, io vado subito da Maddalena perché la vedo con un bellissimo micio. No, guarda Matteo, cioè è incredibile questo gattino che ha bisogno di essere adottato, ce lo spiega Elisa Bagnai. Allora, lui è stato trovato a fine gennaio in zona Rigutino, incidentato. E aveva un problema alla gamba e da controlli fatti in seguito aveva una frattura alle cartilagini di accrescimento. È stato curato e... ora è qui da noi in degenza, fra 20 giorni verrà fatta una lassa di controllo e dopo potrà essere adottato. Il gattino sta riprendendo benissimo, quindi non abbiamo dubbi sulla sua guarigione. Ma poi guardate com'è bello. Amoroso tantissimo. Dolcissimo. Dolcissimo. Maddalena, se non lo prendete voi, lo prendo io. E noi speriamo ecco, di trovargli famiglia subito, perché questo è un gattino veramente tenero. Abbiamo visto che anche con altri gatti non ha problemi e avrebbe bisogno veramente di una famiglia il prima possibile, se no lo prende Maddalena. Quindi, se no, lo prendo io entro 20 giorni, avete 20 giorni di tempo, vi avviso, perché sì, è bellissimo, è buono, è dolce, si affeziona e questo è un modo per aiutare il canile, ma di questo parleremo tra poco. Intanto vi rifaccio vedere questo meraviglioso gattino Ciprino, 3 mesi e mezzo, tra 20 giorni adottabile. Ciprino? Bellissimo. Grazie Maddalena. Allora, io invece voglio andare da Sara, chiedo uno sforzo alla mia regia, perché le immagini della nonna con Casper sono qualcosa di fantastico. Visto che spettacolo. Sì, sì, si guarda sempre la telecamera. Insomma, ma come è nato questo amore? Allora, l'amore è nato per caso. Un giorno ho deciso di portare Casper a casa perché volevo vedere cosa faceva in una casa, perché lui è sempre stato in canile, quindi non si sapeva quale reazione avrebbe potuto avere in un appartamento, in una casa chiusa. E all'inizio l'ho portato in camera mia, non l'ho fatto vedere alla nonna per paura che Casper potesse fargli saltargli addosso. Beh, ma semplicemente saltargli addosso, certo. Sì, sì, saltargli addosso. Ma la nonna no, la nonna ha detto io lo voglio vedere questo cagnolino, portamelo qua. Quindi l'ho portato e con gran naturalezza mia nonna gli ha dato un biscotto, gli ha detto seduto. Lui è andato subito lì, Casper, è andato subito lì, seduto con la nonna. Bravo. E addirittura si sono messi tutti e due a tavola a prendere il tè. Quindi non so se si sono viste le immagini. Fantastico. E la nonna ha un periodo in cui la nonna è un po' in crisi e non mangia. E quel giorno invece ha mangiato il tè con i biscotti insieme a Casper. Fantastica, Sara veramente ci ha raccontato una storia bellissima. Allora io riguadagno il centro dello studio perché mi devo fermare ancora una volta per dare la pubblicità e mi raccomando non cambiate canale, vi aspetto sempre a Qua la Zampa, a fra poco.